piccolo comune. Obbligo di dimora nel comune di residenza, obbligo di permanenza notturna e di presentazione alla polizia giudiziaria. Questa è la pena convalidata dal GIP presso il Tribunale di Spoleto alla banda di Rom, che nei giorni scorsi si è resa responsabile di numerosi furti in aziende della zona industriale di Todi. I dettagli dell'operazione, svolta dai carabinieri del Nord di Todi con la collaborazione di personale dei comandi dipendenti della compagnia di Terni, sono stati illustrati in una conferenza stampa in via Ruggia, Perugia. Si tratta di 5 uomini, tutti di nazionalità romena, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, residenti di Tranapoli, Avellino e Caserta. Una operazione molto difficile, complessa e anche rischiosa. I militari, è stato detto in conferenza stampa, hanno lavorato tantissime ore con la banda che si nascondeva tra i boschi. I carabinieri, grazie anche all'apporto dei cittadini, hanno beccato gli arrestati dopo un lungo inseguimento sulla E45 nel territorio tuderte, in una frazione confinante con Rosaro. Sentiamo il comandante della compagnia dei carabinieri di Todi, il maggiore Luigi Salvati. Allora, comandante, si può dire che abbiamo terminato le indagini e il pericolo è scampato? Avete posto fine a questa situazione? Allora, così come è emerso nel corso della conferenza stampa, sicuramente questa banda ormai possiamo ritenere che è stata smantellata. Naturalmente, e purtroppo per i cittadini, ma anche per noi, i delitti contro il patrimonio vediamo che continuano in altri settori. Noi continuiamo a lavorare sul campo con il massimo impegno per garantire maggiore tranquillità ai cittadini. Ecco, si raccomandava ai cittadini particolare attenzione, la vostra prossimità è anche garantita dal fatto che siete presenti sul territorio non solo con la compagnia ma anche con le varie stazioni. Quale risposta avete dalle persone? Ma dalle persone abbiamo moltissime risposte. Io ne chiedo sempre di più per facilitare il nostro compito in termini di risultati, in termini di sicurezza che dobbiamo garantire. Io chiedo sempre ai cittadini di fare il 112, non costa nulla, si ha un'immediata risposta, dando a noi una segnalazione ci consentono di intervenire immediatamente e di verificare gli interrogativi che ogni cittadino si può porre nel momento in cui nota situazioni particolari. Ecco, restando l'ultima battuta, almeno per me, restando sulle indagini, diceva il capitano, se non sbaglio, sono state anche faticose. Beh, certamente oggi, come dire, per ottenere dei risultati positivi c'è sempre bisogno di impegno costante sul territorio. Molte volte i risultati non si vedono perché come dire, è difficile raggiungerli, ma questa volta è come dire, oltre all'impegno, un pizzico di fortuna, quello non guasta mai. Abbiamo ottenuto un bellissimo risultato in termini di sicurezza e di risposte ai cittadini. Ecco.